ordine del giorno accolto dal governo che chiedeva di riaprire subito tutte le palestre, i centri sportivi, i luoghi di sport, perché come abbiamo... Buon pomeriggio, sono Marta Mozzo di Centro Attivo Danza Concept di San Giovanni Lupatoto. Sono tornata ieri dalla manifestazione che si è tenuta presso Piazza del Popolo a Roma da tutti noi titolari, gestori, staff delle scuole di danza, dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine per dichiarare la condizione che stiamo subendo immotivatamente di chiusura inoltrata in un tempo infinito senza avere dei punti di riferimento di cosa sarà, di cosa ci aspetta la sorte dei nostri centri. I nostri utenti, i nostri iscritti, i ballerini chiedono a quando la riapertura. Non abbiamo la possibilità di dare una risposta perché abbiamo questo atteggiamento di non curanza nei nostri confronti da parte dei parlamentari, la maggioranza dei parlamentari e del governo, quindi non abbiamo dei punti fermi e delle spiegazioni, delle risposte che ci devono e che dichiarino perché la nostra condizione è così penalizzata. La nostra categoria, le nostre categorie sono così penalizzate rispetto a delle realtà contestuali commerciali aperte che richiamano un bacino d'utenza, di frequentazione e di aggregazione veramente grande rispetto a quello che sarebbe la frequentazione presso le nostre sedi, nelle nostre sale di danza, col distanziamento di 4 metri quadri e con tutte le norme che già avevamo applicato ad ottobre per la tutela degli iscritti secondo le normative vigenti in emergenza anti-Covid. Quindi non vogliamo che altre realtà chiudano, ma non vogliamo nemmeno essere sottoclassificati e trattati in questo modo. Questo è stato in sostanza ciò che abbiamo detto e ciò che abbiamo manifestato in piazza con altri punti fondamentali che riguardano appunto la condizione che stiamo vivendo. Vorremmo veramente una considerazione da parte dei parlamentari e del governo che ci dicano perché la nostra situazione non è menzionata come merita, non è considerata e per la quale non vengono adottati sistemi di possibilità di riapertura. Noi siamo qui in attesa, disponibili a capire con quale modalità potremo riaprire e vogliamo essere disciplinati quale è la nostra caratteristica da sempre nelle nostre sedi. Il nostro codice comportamentale è sempre questo, di rispetto totale della condizione in atto sociale e delle normative che ci vengono riferite. Lo abbiamo sempre dimostrato. Stiamo dimostrando quanto crediamo nelle nostre realtà e nelle finalità dei nostri centri, anche assolvendo, nonostante siamo stremati, assolvendo praticamente da soli, perché per i ristori che ci sono stati consegnati sporadicamente, no, dovrebbero essere più risarcimenti che ristori, ma quel poco che ci è stato dato non assolve nemmeno a una minima spesa, quando invece stiamo appunto, come dicevo, rispettando tutte le scadenze, pagando tutti i costi che tutti i mesi ci vengono consegnati, insindacabilmente da pagare, non perché la situazione di un centro o di una piscina o di una scuola di danza o di una palestra siamo chiusi, non c'è stato tolto il dovere del pagamento. Quindi dobbiamo assolvere a prescindere. Nonostante tutte queste imposizioni, tutto questo dilungarsi dei doveri, il diritto dove sta? Riteniamo di non essere un difetto per la società, una condizione di pericolo per gli iscritti, per i nostri utenti. Siamo invece un punto di forza, un punto di rinforzo per le proprie difese immunitarie. Siamo veramente un'opportunità di miglioria. I bambini e i ragazzi, le persone che al momento hanno sospeso l'attività per questa condizione di forzatura di chiusura, chiamano e chiedono quando sarà possibile riprendere. Manca l'attività, manca il lavoro che viene fatto in sala, condiviso con i compagni, la formazione, la crescita, il benessere di conseguenza che ne deriva, a loro manca tutto questo. Si sentono meno forti fisicamente, si sentono demotivati psicologicamente, mancano dei percorsi motivazionali per loro,
ma anche al vivere. Non si può sopravvivere così. Noi adesso attendiamo e pretendiamo delle risposte e pretendiamo la figura che ci rappresenti in un governo che deve capire quale importanza abbiano le nostre sedi, i centri sportivi, le scuole di danza nella vita delle persone, in una vita sensata del vivere, come dicevo, e non del sopravvivere. Vogliamo le risposte, vogliamo un'operatività che sia finalizzata alla riapertura delle sedi, alla ripresa dei nostri programmi, dei nostri progetti, perché questo ha senso nel rispetto totale di una condizione di emergenza, ma lo si può fare, come sono aperte altre attività commerciali che veramente vedono una frequentazione esponenziale delle persone presso i loro centri, le loro strutture, a maggior ragione nelle sedi come le nostre, col distanziamento e un numero ridotto di partecipanti, non è accettabile proseguire con questo sopruso, perché di questo si tratta, è un sopruso. La chiusura imposta nello sport, nelle scuole di danza, non è definibile altrimenti, è un sopruso subito. Non c'è motivazione fondata per continuare a farci tenere chiuso. Attendiamo le persone di competenza specifica che vengano veramente a visualizzare le nostre sedi e a vedere che siamo a tutela, non a discapito della salute delle persone.